Ciao ragazzi, benvenuti alla Manico Academy. Oggi vi faccio vedere questo brevissimo circuito di allenamento per tenervi compagnia, per non farvi uscire di casa. Abbiamo aderito al progetto di Thermal Rewild e per non farvi annoiare una volta a settimana o quando avrete insomma l'esigenza, vi dispenseremo dei piccoli circuiti di allenamento che potete fare tranquillamente a casa senza nessuna attrezzatura. Io sono qui in palestra, chiaramente a porte chiuse, naturalmente, e vi faccio vedere quello che potete fare a casa tranquillamente senza utilizzare nulla. Allora, potete iniziare con un po' di running sul posto e questo lavoro lo potete protrarre per 5 minuti, 10 minuti, senza esagerare, senza fare corse esagerate. Basta semplicemente saltellare sull'avampiede senza neanche staccare l'avampiede da terra. Quindi anche chi ha problemi alle ginocchia, così non dovrebbe avere problemi perché, guardate, lateralmente io non faccio questo, faccio questo. È più un molleggio che un saltello. E lo potete fare 1 minuto, mi fermo 30 secondi, 1 minuto, mi fermo 30 secondi per 6-7 giri, in modo che vi riscaldiate. Dopodiché potete fare sul posto dei piccoli squat in terza posizione. Mi raccomando, il ginocchio non deve mai superare la punta del piede. Per le persone meno avanzate non c'è bisogno di fare una accosciata completa, basta che facciate delle piccole accosciate a metà, come se vi voleste sedere su una sedia. La prerogativa, ricordatevi, sia quando fate gli affondi che quando fate gli squat, è quella di non superare assolutamente con le ginocchia le punte dei piedi per non andare a sovraccaricare il tendine rotuleo, crociato e tutta la struttura rotulea articolare del ginocchio. Quindi questo, ok? Vi fate dei piccoli squat sul posto in terza posizione. La terza posizione è larghezza delle spalle e ve ne fate 8, 10 per 3, 4, 5 serie. Recuperate 1 minuto, 1 minuto e mezzo tra una serie e un'altra. Potete fare con delle semplicissime bottigliette d'acqua da mezzo litro, da 1 litro, divaricando le gambe, ginocchia leggermente flesse, delle aperture laterali. Ne fate 3x10, 3x12, sempre recuperando 1 minuto tra una serie e un'altra. Allo stesso modo potete fare delle aperture frontali, altezza delle spalle. Ricordatevi di tenere sempre i gomiti leggermente flessi, in modo da non caricare, da non caricare a parte le braccia, ma da non creare leva sull'articolazione, ok? Quindi lì dove c'è un'articolazione, questa va sempre leggermente piegata per evitare sovraccarichi. Potete fare dei glutei a terra. Io prendo un tappetino, prendo un semplicissimo tappetino, chi non ce l'ha può prendere un asciugamano, va benissimo. Fate semplicissimi glutei a terra e ne può fare 3 da 15, da 20 ripetizioni e può tranquillamente chiudere questo allenamento con dei push-up, dei piegamenti a terra, erroneamente chiamate per una vita flessioni, ma in realtà si chiamano piegamenti a terra, che potete fare per le persone più avanzate completi, senza le ginocchia a terra, cioè questo. Per le persone che hanno bisogno di aiuto lo fanno con le ginocchia a terra, con l'ausilio di un tappetino sotto le ginocchia, uno step, un asciugamano, quello che ci avete per ammortizzare un pochino il duro del pavimento sull'articolazione, e ve ne fate lo stesso 3, 4, 6 da 8, 10 intervallate da 1 minuto di recupero l'una dall'altra, tra una serie e l'altra, e chiudete con un po' di running sul posto. Quindi un allenamento semplice che non necessita di nulla, semplicemente di 2 bottigliette d'acqua. Protraetelo per almeno una quarantina di minuti e ci vediamo la settimana prossima per un altro allenamento piccolo e semplice. Ciao dalla Manico Academy.